La Lore di Fiora, narrata da Canelupo in 90 secondi. Buona visione. Fiora era la figlia più giovane della famiglia Laurent. Il suo destino era già stato scelto come strumento politico tra le casate, ma lei non ne voleva sapere niente di questa vita da nobili. E così, in segno di ribellione, iniziò ad allenarsi duramente per diventare un imbattibile duellante. Ma nonostante gli anni di resistenza a questa vita nobile e finta, all'età di 18 anni Fiora venne costretta a un matrimonio combinato con un membro della famiglia Crownguard. Il giorno delle nozze non riuscì a trattenersi e dichiarò che avrebbe preferito morire piuttosto che avere un destino non scelto da lei. Questa dichiarazione oltraggiò e infangò il nome della famiglia The Crownguard, che per proteggere la propria reputazione la sfidarono a duello. Fiora accettò il duello senza esitazione, ma suo padre, anche lui formidabile spadaccino, decise di prendere il suo posto. La sfida era invincibile e, preso dalla disperazione, la sera prima dell'incontro cercò di avvelenare il proprio nemico, venendo colto in flagrante e condannato a morte. Quando arrivò il momento della sua esecuzione, Fiora si presentò dinanzi al re, offrendo di duellare il suo stesso padre per poter dimostrare l'onore della famiglia. Il duello fu qualcosa di indimenticabile, una danza di colpi dove ogni scambio sembrava un addio, fino ad arrivare al saluto finale, dove lei, con le lacrime agli occhi, gli trafisse il petto, dimostrando così di meritare il nome della sua famiglia. C'era ancora chi dubitava di questa arrogante ragazza che neanche si volle sposare. Fiora decise di rivolgersi a tutti i suoi familiari, tra cui molti famosi spadaccini, per perfezionare l'arte della spada in tutto il regno, dimostrando che il duello era un'antica forma d'arte che non sempre deve portare alla morte. E se qualcuno mai dovesse contraddirla, lei non esiterà a metterla alla prova con un duello.